Care concittadine e cari concittadini, l'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. L'insidia di un virus nuovo che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Senza imprudenze, ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo aver fiducia nell'Italia. Questo momento è sicuramente il tempo della responsabilità e ci dobbiamo stringere l'un l'altro, darci una mano, per poi ripartire insieme più forti e meglio di prima. So che ce la possiamo fare, io confido molto nella nostra comunità. Sì, io li chiamo gli angeli. Sì, sono i nostri angeli custodi. Sì. E tutto il cibo che proviene dalle raccolte che abbiamo messo in piedi sul territorio. E una delle cose che in questo periodo è saltata subito agli occhi, che è la generosità dei romani a 360 gradi. Persona che può fare delle cose del genere, che ci si aiuta. Tante persone cercano di aiutare le altre persone, quello è così. Rendiamo conto che molte persone hanno difficoltà. Abbiamo visto tanta solidarietà anche da parte dei nostri clienti, sinceramente. Tante persone ci dicono, meno male che siete aperti perché sennò mi porto ancora più giù. Sono nati con l'usura, se noi non diamo immediatamente qualcosa a chi perde il lavoro, arriva la criminalità che arriva veloce. Questo è vero. Cosa sto facendo? In settimana variamo un fondo rotativo, cioè un prestito sostanzialmente a tasso zero per tutti coloro che hanno perso un lavoro e vogliono riaprire un'attività, e variamo un fondo da 3 milioni di euro. Aiutiamo tutte quelle imprese che in questo momento sono in difficoltà, aiutiamo le famiglie, aiutiamoci gli uni con gli altri.